La FME ha dato appuntamento quest'oggi a Milano a produttori e distributori. Abbiamo raccolto una serie di pareri. I primi riguardano quel che hanno sentito di più interessante durante questo convegno, i produttori. Quest'oggi la cosa più interessante che ho sentito è l'efficientamento energetico. Tutto quello che dovrà fare l'Italia da qua ai prossimi mesi per poter davvero mettere in atto tutte quelle che sono innovazioni sul campo. È difficile perché sono state tutte molto interessanti a loro modo, contestualizzate ognuna nel proprio argomento, però tutte veramente molto molto interessanti. Direi che la cosa che accomuna tutte le cose che sentiamo è che stiamo vivendo un periodo nemmeno più di cambiamento, lo definirei una rivoluzione secondo me, e quindi bisogna prepararsi, perché come tutte le rivoluzioni la storia ci insegna offre grandi opportunità a chi le sa cogliere, ma fa anche tanti feriti e ahimè qualche cadavere anche, quindi insomma noi speriamo e lavoriamo per essere dalla parte delle opportunità, insomma, quindi questo è stato molto interessante. A me è piaciuto molto l'intervento di Maffè su tutte quelle che saranno le tendenze e anche gli investimenti che ci saranno nei prossimi 5-10 anni. Mi è veramente piaciuto e soprattutto mi servirà per delle considerazioni che faremo anche a livello aziendale. La cosa più interessante e difficile che ne ho sentite diverse, ne ho ascoltate con attenzione, sicuramente l'indagine, ma anche l'intervento di professor Carnevale Maffei sul il futuro dell'elettrificazione, quindi la decarbonizzazione e le grandi potenzialità che abbiamo davanti tutti quanti. Interessante e preoccupante è la mancanza di cultura, di tecnici, di giovani che sono disponibili ad affrontare questo mercato, questa fetta di economia che con così grandi opportunità. Ci sono buone prospettive per un 2025 che dovremmo andare a scavare forse con abitudini un po' diverse da quelle che ci hanno sostenuto in questi anni. È un mercato che cambia molto velocemente, dobbiamo stare sul pezzo assolutamente. Noi osserviamo con molta attenzione a questo mercato chiaramente e al nostro prodotto, che pur essendo molto umile rimane strategico, e la nostra concentrazione c'è tutta. Beh, Paolo Ferrari ha fatto un discorso molto bello, mi è piaciuto molto bello il finale. Ha detto in realtà rapide, veloci, non bisogna sempre lamentarsi, ma insomma dopo anni così ricchi, se anche qualche anno perdiamo qualche punto, va bene lo stesso. Io poi, che vengo nel tema sanitario, in questo momento il mercato non sta andando ancora molto bene. Sento questi sentori da parte dei nostri venditori, però bisogna anche accontentarsi obiettivamente. L'intervento di Giorgio Casanova per quanto riguarda lo Svetim. Lo SVE è un parametro che noi costantemente monitoriamo, lo guardiamo, lo analizziamo. Questo abbinamento con l'ETIM è ancora più importante perché dà ancora più consapevolezza su quelle che sono le merceologie, il polso della situazione, su quelle che sono le analisi prodotto, per eventualmente poi andare ad adottare delle contromisure sulle attività da fare sul territorio. Oggi ci siamo presi una carica di ottimismo, visto l'anno che si conclude, che a quanto ci è stato riferito è negativo in senso generale, però previsioni per gli anni a venire a bomba, quindi viva l'ottimismo. L'ottimismo che di fatto non è solo una sensazione, ma è una concreta aspettativa, ribadito anche alla fine da Paolo Ferrari, cioè siamo davanti a una rivoluzione, sicuramente l'essere nell'elettrico è la cosa importante. La cosa più interessante vista e sentita oggi è la ricerca sugli installatori, molto interessante, perché secondo me dà delle indicazioni interessanti che fanno riflettere sull'approccio a questo segmento di clienti. Ai padroni di casa abbiamo chiesto come è andato il 2024. Il 24 si sta chiudendo con un anno di consolidamento, come ha appena detto il buon Ferrari. Dopo anni di crescita non poteva che essere un periodo di stabilizzazione. Stiamo andando leggermente meglio rispetto allo SVE,
per cui non ci possiamo lamentare, e vediamo come ci stiamo preparando per il 25. Noi stiamo lavorando già sull'intelligenza artificiale, cercando di usarla come strumento per dare un miglior servizio ai clienti. Come ho detto prima, un anno di assestamento e spero di riequilibrio, anche se non vedo rose fiorite sicuramente per i prossimi mesi anche del 2025. Diciamo che abbiamo grande aspettativa che anche questo governo, se magari la prima finanziaria non è uscita troppo dritta, che magari al prossimo giro arrivi prima e un po' più di spinta. È stato un anno, devo dire, positivo per la mia azienda. Ho portato un po' di tecnologia, un po' di innovazione, quindi mi ha permesso di prendere dei mercati nuovi e quindi devo dire che nel contesto è andato anche bene. Penso che è andato abbastanza bene. Diciamo, noi come riferimento ci abbiamo sempre il mercato, perché è da lì che dobbiamo partire. Noi come gruppo abbiamo fatto diversi investimenti quest'anno, quindi tra aperture nuove e crescita di personale, quindi personale nuovo e organico, abbiamo fatto davvero tanti investimenti. Abbiamo seminato tanto e ci aspettiamo che per il 2025 iniziamo a raccogliere quanto seminato. È un anno difficile come per tutti. La Liguria però si caratterizza sempre per avere l'incapacità di crescere negli anni buoni, ma anche la capacità di non decrescere negli anni cattivi. Quindi personalmente chiudiamo un anno con una decrescita molto contenuta e quindi rispetto alle medie nazionali che leggiamo forse non ci possiamo lamentare, ecco. 2024 interessante, un 2024 nel quale pensiamo già al 2025, 2024 che si chiuderà come previsto non a inizio anno, come previsto a metà anno, quando si è capito che i numeri non sarebbero stati gli stessi, un po' come è stato detto oggi in riunione, ma noi in realtà stiamo già pensando al 2025 e speriamo che sia un anno migliore di questo, e anzi siamo certi che lo sarà. Beh, insomma, è stato un anno bello denso, come per tutti credo nel nostro settore, e ogni anno ha sempre poi uno sviluppo diverso. Noi chiudiamo con molta trasformazione, con tante note interessanti per l'anno prossimo, con incertezza di quello che sta succedendo. Credo che al di là poi di quello che abbiamo visto oggi a questa bellissima convention sia molto molto difficile pensare a domani, no? Allora, i trend di medio e lungo sono tutti quanti positivi, ma lo sono da anni. I trend di breve periodo potrebbero non essere così positivi, però insomma, dai, io sono convinto che il nostro sia un settore benedetto, possiamo fare molto bene. Beh, è stato un anno difficile, però abbiamo cercato di difenderci e di fare del nostro meglio. Le prospettive sono buone comunque per noi, perché abbiamo intenzione di continuare a crescere nelle regioni dove operiamo, quindi siamo molto ottimisti per il 2025.